Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli carissimi, per celebrare degnamente i Santi Misteri, chiediamo perdono dei nostri peccati. Rimandiamo alla messa di domani la conclusione della nostra catechesi mistagogica sull'Eucaristia. Ci rimane da riflettere sul terzo momento, la comunione, e oggi cogliamo la grazia di questo giorno, di questa liturgia, della presenza di Maria in questo giorno, sempre ricordando che Maria è sempre penultimo gradino, mai l'ultimo. Il suo desiderio è quello che da lei arriviamo a Gesù. È vero, lo sappiamo, lo ripetiamo, però dobbiamo sempre rinnovare questa certezza, cioè che Maria ci vuole portare a Gesù. Quello che chiediamo a Maria è di darci qualcosa del suo amore per Gesù, un amore materno, un amore semplice, tenero, viscerale, come l'amore di ogni madre. L'amore di ogni madre ha qualcosa di particolare che neppure i più grandi mistici nel matrimonio mistico possono riprodurre. È un amore così, come possiamo vedere dalla mamma, che si eclissa di fronte al proprio figlio, che è tutta tenerezza, che non ha nessun altro secondo fine. Ecco, la Madonna ci dia oggi un po' di questo amore nell'accostarci a Gesù. E riflettiamo un po', cogliamo il grande messaggio di questo Magnifico che abbiamo ascoltato, che è un fiotto di Vangelo che esce dalla bocca di Maria, come se Gesù presente nel suo seno già evangelizzasse, perché il Magnificat è un po' un riassunto, un meglio un preludio più che un riassunto, un preludio, come nel preludio delle grandi opere si ascoltano i temi che poi verranno sviluppati nel corso dell'opera. Così nel Magnificat si annunciano i temi, per esempio le beatitudini che ci sono già dentro. Bene, Maria dice: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Apparentemente Maria non risponde neppure al saluto di Elisabetta, non si intrattiene con lei, risponde che sì, è vero quello che hai detto, non sono degna, ma sono la madre del Signore. No, si getta subito in Dio. Rivolge subito il suo sguardo a Dio e ci invita a fare lo stesso. Il Magnificat è anche una meravigliosa scuola spirituale. È stato notato che quando una creatura fa un'esperienza di Dio profonda, vera, sempre Dio si presenta attraverso due facce, non perché Dio ha due facce, perché siamo noi che non riusciamo ad abbracciare l'intera realtà di Dio con uno sguardo solo, abbiamo come due termini contrapposti, cioè Dio si presenta come un mistero tremendo e affascinante, che attira e che nello stesso tempo però come trascendente, santo, ci riempie di santo timore di Dio. E questa immagine di Dio che troviamo attraverso tutta la Bibbia, Dio che è santo, kadosh, ma che è tenerissimo, che è miscelo di misericordia. Ora Maria nel Magnificat ci trasmette questa idea di biblica di Dio, il Dio che è nello stesso tempo santo, trascendente, Signore. L'anima mia magnifica il Signore. Nella Bibbia dire Signore non è come per noi oggi una parola come le altre, Adonai è l'unico nome che si può pronunciare, più profondo, più divino di questo c'è l'altro nome che gli ebrei non pronunciano, Adonai. Allora Maria semplicemente con i titoli che sceglie dalla Bibbia ci trasmette questa immagine di Dio che era quella che aveva nel cuore lei. Il Dio di Maria è Signore. È onnipotente, è santo è il suo nome, e per dire nella Bibbia quando si dice santo, non è come per noi una dote morale, il santo è uno che ha tante virtù, nella Bibbia la parola santo è molto, è una cosa ontologica, è la realtà di Dio che è fuoco divorante,
Ecco, Maria ci dà questa immagine di Dio trascendente, tre volte santo, nello stesso tempo ce lo riavvicina dicendo: mio Signore, l'anima mia magnifica, il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Solo che dobbiamo leggere queste cose noi rifacendoci il gusto della Bibbia, l'orecchio della Bibbia. L'aggettivo mio, possessivo, mio Signore, nella Bibbia non è un pleonasmo. Quando Dio dice: io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo, questi aggettivi possessivi vanno presi con estrema forza. Quindi Maria ci trasmette l'idea che Dio è nostro, mio Signore, è il mio, mi appartiene, come io appartengo a Lui. E, vedete, la frase più forte che si possa immaginare e che solo Dio può dire è: io sono Dio. Chi dice questo subito sarebbe bestemmia se non dice un altro. Dopo di questa, la frase più forte che uno può dire è: io ho Dio. Dunque, la differenza tra noi e Dio, Maria ce l'insegna, è la differenza semplice tra l'essere e l'avere. Ma noi abbiamo Dio, Dio è nostro. Ecco, Maria ci dovrebbe così introdurre a questa immagine di Dio così, che poi è quella che Gesù ci darà nel Padre nostro. Per questo il Magnificat è un preludio al Vangelo. Noi diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, e non ci rendiamo conto che in questo attacco del Padre nostro c'è la sintesi delle idee del Dio della Bibbia che Maria pure ci dà nel Magnificat. Perché dicendo Padre nostro, Dio ci appare vicino. Sapete che nel linguaggio di Gesù probabilmente c'era Abba, non Padre, ma Abba, Papà. Dunque è un Dio vicino, familiare. Ma quando Gesù ci dice, ci suggerisce da giudice che sei nei cieli, questa non è un'indicazione di luogo. Sappiamo che Dio non è nei cieli, li ha creati lui i cieli. Per la Bibbia dire che uno è nei cieli significa dire che è tanto sopra di noi quanto il cielo dista dalla terra. Quindi dire che sei nei cieli significa allo stesso tempo dire che Dio è Papà nostro, vicino, ma è trascendente, tre volte santo, altissimo. Allora la novità di Gesù rispetto all'idea dell'Antico Testamento non è che nell'Antico Testamento c'è un Dio forte, trascendente, fuoco divorante che fa paura, e Gesù invece ci dà un Dio dolce, tenero, papà, no? La novità è che questo Dio, rimanendo quello che è santo, onnipotente, trascendente, ci viene dato come padre. Che è la gioia di un figlio o di una figlia, che hanno bisogno di avere un padre che sia tenero, sì, ma forte, forte, e così è Dio. E poi un'altra cosa, nella Bibbia, quando una persona ha questa rivelazione di Dio, così nello stesso tempo trascendente, immanente, altissimo e vicino, immediatamente la persona conosce se stesso, e l'unico modo di conoscere se stessi è avere come misura Dio.